Buonasera a tutti, eccoci qui di nuovo con la rubrica Lotto e Motori. Si parlerà del Gran Premio che si è disputato in Spagna per quanto riguarda la Formula 1 e della vittoria di Lewis Hamilton e della Ferrari che purtroppo ancora si trova nelle retrovie con il sesto posto di Alonso e il quinto posto, se non erro, di Kimi Raikkonen. Adesso ecco, ne parleremo e sentiremo l'opinione anche di Cesidio Boccia. Cesidio! Ciao Alessandra, buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui. Sì, stavo dicendo appunto ai nostri ascoltatori per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1 di Spagna che si è disputato proprio in questo weekend. Ieri, Sì. sì, questo weekend. Che dire, Allora, ecco, come. Hamilton ha fatto un weekend perfetto dalle libere fino alla gara di ieri. Sì, Hamilton sta dimostrando veramente di essere il grande campione che abbiamo tutti ammirato già da qualche anno a questa parte. Prende in mano questa Mercedes che l'anno scorso non sapevamo veramente che roba fosse. Da un distacco abissale alle Ferrari, doppia Raikkonen, la Mercedes doppia Raikkonen, e questo diventa un punto interrogativo, ma non piccolo, ma molto, molto, ma molto grande e grave allo stesso tempo. Questo che cosa significa? Significa che vabbè, siamo di fronte a una Red Bull dell'anno scorso che quest'anno si chiama Mercedes. Mercedes che è destinata a vincere il campionato, inutile. Dopo quattro gare già bisogna parlare di un mondiale andato, fermo restando che la Ferrari fra due Gran Premi, credo che sia il Canada, se non mi ricordo male, porterà una versione nuova della F14. Diciamolo con anticipo, sarà una macchina rivoluzionaria, ma come ha detto il grande capo, il Luca Cordero di Montezemolo, questo sarà un anno di transizione, un anno in cui vedremo la Ferrari sperare in qualcosa che arriverà chissà da dove, e comincerà a nascere la Ferrari sulla galleria del vento di Maranello che sta prendendo piede. Quindi, signori amici, amici sportivi, tifosi, quest'anno sarà l'ennesimo anno di calvario. Dico, mamma mia, già la quarta gara sei così pessimista. Sì, sono pessimista, ma lo sarò fino in fondo. Però allo stesso tempo divento ottimista, ma non per questo di anno, per il prossimo, in quanto avremo forse veramente avremo la Ferrari vincente, perché lo dimostrano i fatti, che si cambia il vertice della gestione corse, si manda via Domenicali e si prende Matteucci. Poi, che cosa succede? Succede che la galleria del vento che ha la Ferrari, siamo nella galleria del vento della Toyota, una Toyota che non ha vinto nemmeno un Gran Premio in Formula 1, tant'è vero che poi ha abdicato. La Ferrari ha concluso questa galleria del vento, sta impostando la nuova macchina in quel che sarà questa galleria di Maranello. Per cui dal mese, fine mese prossimo dal Canada cominceremo ad avere un'idea di quello che sarà la Ferrari. Te lo ripeto, arriverà una nuova versione dell'F14, ci saranno tante modifiche, tanti aggiornamenti, e non tanto a Monte Carlo che rimane un Gran Premio anomalo, l'ho sempre detto, lo ribadirò fino alla nausea, è un Gran Premio che non ha né coda né capo, mi dispiace signori, non c'è motivo di guardare questo Gran Premio, forse per me l'abolirei. Ma detto questo, quello che mi interessa è parlare di questa Ferrari, parlare di questa monoposto che nascerà dal Canada in poi, e lì potremo veramente cominciare a mirare quello che sarà il futuro di questa macchina. Quindi fra due La gran premi. Mercedes, prego, ma ne dici Alessandro, Quindi scusami. per quanto riguarda sono due gran premi, perché ecco, Sono la due Gran prossima Premio e settimana è definisci. Monaco e nell'8 giugno, se non erro, c'è il gran premio del Canada. Sì, da metà di giugno in poi cominceremo ad avere un'idea di quello che sarà poi la Ferrari nell'immediato futuro. Ripeto, arriverà una macchina completamente rifatta, per cui abbiamo capito che gli errori del team sono stati enormi, abissali, totali, per cui non. Ma forse io non vorrei che tutto questo è perché comunque non avevamo la galleria del vento, e quando nasce una Ferrari vincente deve essere tutta italiana in tutto e per tutto. Speriamo che sia così, però certamente vedere
una Ferrari doppiata, e dico doppiata, non è possibile, non ci sto, mi dispiace, ma non lo accetto. Fermo restando che tanto di cappello la Mercedes è stata capace di creare questo, non so nemmeno come definirlo, veramente ormai sembra di un altro pianeta. Tiene banco un po' la Red Bull, un po' le sue, ma sempre con distacchi totali, quindi 40-50 secondi, sono qualcosa, è un'enormità. E questo di allucinante, qualcosa di allucinante. Senti, Cesidio, non c'è nulla da aggiungere, Alessandra. Sì. Senti, invece, una tua opinione per quanto riguarda il decimo posto di Vettel in questo Gran Premio? Dobbiamo dire. Decimo posto? Sì. Aspetta, credo che sia arrivato quinto, o non sbaglio? No, quinto è arrivato Raikkonen. Guarda, è arrivato Hamilton Rosberg. Poi credo che sia arrivato, se non ricordare, perché poi a un certo punto ho lasciato perdere, perché poi sai quando vedo le cose. È arrivato Ricciardo. Siamo in due. Ricciardo nono. Ma scusa, primo e secondo le due Mercedes, poi? Allora, aiuto. C'ho un vuoto di memoria anch'io. Aspetta. Perché capisci, non è... Allora, non è arrivato, oddio. Perché vabbè, poi fatto, ho chiuso pure io per vergogna, veramente, veramente. No, vabbè, ma non è quello, però sai che succede, che siamo talmente tifosi, a un certo punto quando vediamo certe situazioni lo sai benissimo che non va come deve andare la cosa. Secondo me arriva terzo, adesso è arrivato il ciardo. Basta guardare un attimino la classifica, l'ordine di arrivo. Okay. Non mi ricordo male il terzo Ricciardo, adesso non vorrei dire una idea, allora, no? Terzo Ricciardo, vediamo, controllo tu. No, ma io perché ti vedo, mi riferisco poi alla gara di questa Mercedes che veramente non lo so come si fa ad azzeccare un progetto così in pieno. È da 110 lote questa macchina, proprio non ha arrivare attualmente, non fanno la cantra se la suonano, come diciamo che noi a Roma, no? È un team che oggi veramente, non so, sembra aver trovato la bacchetta magica dove tutto va. Da quello che so, per quanto riguarda la Ferrari, credo che siano in arrivo due progettisti di fama internazionale, due strategi per quanto riguarda quello che sono le strategie di gara, quindi diciamo che ci sarà un po' una rivoluzione. Tanto in questo anno che è cominciato, ma dal prossimo in poi, ripeto, poi sta nascendo in questa galleria del vento, questa F40, diciamo l'evoluzione nuova, sarà poi la base di quello che verrà nel prossimo campionato, quindi come ho detto prima, al quarto Gran Premio ne mancano 15 a chiudere, già sto parlando del futuro ancora più, ma non è possibile, siamo proprio... ci sono quegli anni in cui tutto ti va bene, ma ci sono anche quegli anni tipo questi, poi non è che sono pochi, sono diversi, ormai gli anni in cui non ci vince più nulla e ci troviamo di fronte veramente a delle scuderie che l'anno prima non fanno nulla e di punto in bianco si trovano a darti un minuto, a doppiarti, cioè proprio... No, infatti quando ho visto le Ferrari superate... Cioè senti, non è proprio aria, cambio proprio canale... No, è stata veramente una vergogna, un'umiliazione, veramente. Veramente, guarda, no, appena ho visto le Ferrari superate, doppiate tra l'altro, no, e questo è il tempo. Sì. Sì, vabbè, comunque sempre Ferrari si tratta. Quindi è un po' umiliante, sono sincera, quindi sincera, ho cambiato canale. Comunque ecco, ti confermo il terzo posto di Nico Rosberg. No? No, perché primo Hamilton, secondo Rosberg. Rosberg, scusami, di Ricciardo, perdonami. Perdonami, volevo dire Ricciardo, è uscito Rosberg, Fettel. Perdonami. Quanto dovrebbe essere arrivato Vettel, se non mi sbaglio. Ah. Ok. Quinto Alonso. Quinto Alonso, sì. Questo dovrebbe essere sì. il titolo. Sì, te lo confermo.
Ecco, erano questo perché me lo ricordavo bene, poi a un certo punto, sai, ripeto, poi quando non vedi il tuo colore che vince, però guarda, quest'anno devo dire che o Rosberg o Hamilton non mi, cioè, se non deve vincere la Ferrari spero uno di loro, perché a me sono due piloti che piacciono moltissimo e li vorrei entrambi in Ferrari, e quelli del dopo Alonso, che spero il più tardi possibile, spero veramente il più tardi, ma molto molto più tardi Vabbè, possibile, spero che prenderanno una cosa del provvedimenti in genere. scuderia Ferrari, insomma, perché Eh sì. ritornando al discorso di Kimi Raikkonen essere doppiato, insomma, non ci serve un pilota così, non ci serve. No, ma io ho detto dall'anno scorso, Raikkonen non serve alla Ferrari. Signori, puntate su Hülkenberg, quello ci vuole, a me piace tantissimo il pilota. A me quel pilota con una macchina potente, una macchina vera, credo che direbbe la sua in ogni circostanza. Io ecco, Comunque, è niente, brutto dirlo, io Cesidio, cioè ci serve un sì. pilota che ha voglia di vincere e che c'ha fame di vincere. C'è fame di vittoria, ma poi deve essere anche un pilota collaudatore, perché poi alla fine quello che ti fa la differenza è veramente il pilota, che se mai che ti dice lì non va, quello non va, quello sì, quello no. Se non è il pilota che ti dà le indicazioni a prescindere dai dati, non farai mai una macchina vincente, perché ha vinto Schumacher, perché Schumacher era un collaudatore, Schumacher sapeva quello che doveva colpire. E te lo diceva, a differenza del Villeneuve, che ti scocciava il pezzo, te lo rompeva e te lo diceva in quel modo. Quindi vedi, al confronto il famoso Villeneuve, quando saliva in macchina, per farti capire cos'è che non funzionava, te lo faceva rompere. Cioè, capisci? Faceva rompere il pezzo e ti diceva, adesso intervieni lì, e quello è il problema della macchina. E si cominciava. Ogni pilota poi c'è la sua strategia, vabbè. Ah sì, ah sì. Comunque, Che dire, niente. Cesidio? Niente, Aspettiamo io questo Gran Premio del non Canada. aggiungerei altro in questo Gran Premio, perché veramente non c'è altro da dire. Io penso già di aver dato una bella infarinazione a quello che saranno i prossimi Gran Premi. Quindi il prossimo Monte Carlo è un Gran Premio a sé, a prescindere che non mi piace, ma comunque tutto può succedere, perché lì tutto, ci può stare ogni cosa, perché può vincere anche una qualsiasi squadra. Poi E lì il problema, Cesidio, il Gran dall'altro lato Premio. vediamo un po' quello Sì, che succederà. ecco, come ti stavo dicendo, ecco, il Gran Premio di Monte Carlo è un Gran Premio a sé, e c'è tutto un discorso di business, purché altro, perché è Certo, l'unico Gran certo. Premio cittadino rimasto nel calendario. Diciamo cittadino, cittadino, perché poi Sì. ricordiamo il Canada è un cittadino un po' particolare, però non c'è niente che vedere con Monte Carlo. Sì, infatti, Per infatti. cui Lì non trovo veramente da purtroppo discutere. chi parte, cioè, chi parte primo arriva primo. Sì, a meno che non rompe, di solito è sempre Sì, stato così per voi. purtroppo sì, non c'è possibile sorpasso, ecco, giusto, Assolutamente, ma il pit assolutamente. stop, ma poca roba, insomma. Certo. Per cui Va bene, niente, voi andiamo un piccolo cenno alla Superbike, che si è disputato il Gran Premio di Imola. sì. Tu hai visto il Gran Premio della Superbike con la vittoria della doppietta della Honda con, adesso mi sfugge il nome, Ria, ecco, ha vinto Ria da entrambe le manche. Una Honda che torna prepotentemente nella testa alta della classifica. Questa Honda che con Correa è prima in classifica. Un pochino male vedo queste Aprilia e queste Ducati, peccato per Giuliano che è caduto, però insomma via, è stato un gran premio dominato totalmente dalla Honda. Superbike che ci riproverà fra 15 giorni. Niente, domenica prossima ci sarà il gran premio della MotoGP, In quindi Francia. sì, in Francia, quindi ci sarà chissà, la quinta vittoria di Marc Marquez, punto interrogativo, tutto è possibile. Questo ragazzo sta dimostrando, come ci ha ampiamente detto e ridetto, veramente delle doti non indifferenti, per cui speriamolo avanti e vediamo Speriamo. quello che succede. Cesidio, concludiamo con qualche anticipazione riguardo all'otto. Sì, per quanto riguarda l'otto vi do due ambi sulla ruota di Bari, che sono 70 e 80, 70 90, e se fosse possibile giocatelo anche su tutte le ruote, quindi 70 80, 70 90 per la ruota di Cagliari.
Allora, 70, Esplodi di Bari. allora 70-80 e 70-90, giusto? Ruota di Bari, sì, e se volete potete anche metterlo come recupero su tutte le ruote. Ho capito. Ok, D'accordo? d'accordo. Ricordiamo il Ok, tuo sito Ale. internet per quanto riguarda i consigli Sì, in del lotto. questo momento attualmente leggermi e firmo perché ho dei problemi, comunque ve lo ricordo www.pronosticivincenti.net, il sito di riferimento attualmente è in stand-by perché stiamo facendo degli aggiornamenti, però penso che da questa settimana si possa ritornare quasi alla normalità, per cui seguitemi sempre lì. Perfetto, Cicidio. Detto Ok, questo, Ale, un abbraccio un a abbraccio a te e tutti i tutti i nostri nostri ascoltatori, ci ascoltatori. sentiamo lunedì prossimo. A lunedì prossimo. Grazie a Ciao ciao, tutti, buona buona serata. serata a voi, Ciao ciao. arrivederci.